giorni fa stavo tornando a casa da Venezia. Allora sono arrivato in stazione un po' prima, anzi abbastanza prima, un'ora, e avevo con me delle partiture musicali, poche. E siccome c'è un pianino, anche molto scordato, ma ormai c'è la moda di mettere nelle stazioni un pianoforte. Nella stazione di Padova c'è addirittura un mezza coda, un po' scordato anche quello, ma suona, insomma, suona bene. Mentre in quello di Venezia, insomma, c'è proprio un pianino verticale molto, molto, molto giù, insomma, avrebbe bisogno di essere un po' mantenuto, e poi questi pianini vengono molto pestati. Ma insomma, avevo fatto il biglietto un'ora prima e ne ho approfittato per mettermi un po' a suonare. Avevo anche delle partiture perché suono male a memoria. E allora, finché stavo suonando, dopo un po', vedo due che mi guardano. A un certo punto uno si avvicina parlando un italiano stentato e mi fa capire che vuole qualcosa. E poi capisco che in realtà vuole suonare assieme. Parla in francese. Era un francese questo. Un uomo di mezza età, avrà avuto 40 anni, e mi disse se vogliamo suonare qualcosa insieme. E io dico, vabbè, però insomma, così, insomma, allora tira fuori, apre l'astuccio che conteneva il flauto, nel quale c'erano anche delle partiture, insomma, sono cose anche facili, così, no? E allora tira fuori un po' di partiture per flauto e pianoforte, e io dico, vabbè, proviamo, insomma, no? E cominciamo, vabbè, con l'Ave Maria di Gounod, poi insomma cominciamo con altre cose, poi andiamo avanti un po' alla volta a leggere, insomma intanto passa il tempo, arriva anche la polizia, insomma arrivano quelli che fanno la ronda lì nelle stazioni, eccetera. A un certo punto penso, ma cosa vogliono, insomma stiamo disturbando, eccetera. E adesso vengono lì per complimentarsi, insomma, no? Per dire che è bello, insomma. E suoniamo così, ovviamente così come viene, ovviamente c'è il pianoforte scordato, però insomma facciamo un po' di musica, insomma è simpatico, è bello quando si suona assieme. E poi in un luogo così, insomma, dove c'è gente di passaggio, dove non si sta a sentire lo stile, dove non si sta a sentire le cose. Morale della favola, a un certo punto, dopo un po' che suoniamo, guardo l'orologio ed è esattamente l'ora di partenza del treno, no? Allora prendo su di corsa le mie cose, cerco di guardare il binario da dove parte il treno. Per fortuna il biglietto l'ho già, basta solo obliterarlo, insomma, corro e arrivo proprio mentre il treno sta partendo e riesco a prenderlo, anche perché avevo un appuntamento poi a Padova, poco dopo dovevo prenderlo quel treno. E parto, insomma, senza quasi salutarlo, insomma, dico, beh, è tardi, devo andare, ciao. Quindi poi non ho neanche fatto a tempo, mi è dispiaciuto a salutare questa persona, magari si poteva anche prendere qualcosa insieme, insomma, no? Ma tutto questo lo dico perché è stato un episodio simpatico, no? Imprevedibile, incontri, no? Cioè, non sai mai cosa ti capita, cosa ti aspetta quando fai qualcosa, no? Qualcosa che anche in qualche modo ti mette, insomma, in luce, no? Cioè, lo fai, si accorgono che lo fai, insomma, qualcuno se ne accorge che passa, insomma, no? In questo caso che stai suonando. Poi quello che capita non si sa. Quindi la casualità degli incontri. Però, insomma, un incontro simpatico, no? Quando si fa musica insieme, quando si suona insieme, si condivide un mondo interiore, no? Si attacca insieme, si sente quando si sta insieme, insomma, si viaggia per un po', anche breve, insieme col mondo di un altro. Ci si ascolta, no? Quando uno suona, ascolta l'altro. Quindi non si è solo concentrati su se stessi. E quindi gli incontri, la casualità di queste cose, però gli incontri che possono essere positivi, insomma, e quindi le occasioni che vanno sfruttate, no? Avrei potuto dire di no, no, preferisco suonare da solo, mi vergogno, il posto, queste cose qua, insomma, le
invece, insomma, ci vuole un po' di coraggio per buttarsi nelle cose. Gli incontri poi capitano una volta solo. E anche bisogna avere un po' di coraggio per buttarsi e anche non troppe preoccupazioni, no? Ma l'ambiente, poi non so, facciamo brutta figura, insomma, non suoniamo bene, non mi dispiace. Aspettiamo la prossima volta. No, non ci sarà una prossima volta. Insomma, questa cosa va vissuta adesso e aspettiamo che le cose maturino, che io imparo meglio a suonare, che magari ci troviamo una. No, no, quando le cose succedono, succedono in quel momento, insomma. E vanno vissute così, come si riesce a vivere, come si è capaci, insomma, no? Allora danno il massimo del possibile. Poi si chiudono, insomma, questo incontro sparisce, non ci sarà più, non ci troveremo, non ci incontriamo, non so da dove viene, in che città. Ah, no, Tolosa, era di Tolosa questo signore. Ma non ci incontreremo più nella vita. Lui non sa niente di me, io non so niente di lui. Però c'è stato un incontro, abbiamo fatto della musica insieme, qualcuno ci ha anche ascoltato, qualcuno ci ha anche applaudito, lui aveva la sua musica e quindi insomma io ho letto la sua musica perché non avevo musica per flauto e bene così, bene, si è realizzato quello che si poteva realizzare. Il resto è vita. Saluto.